Apriamo con la ginnastica perché Sofia Raffaelli vince la prima tappa del circuito internazionale di Coppa del Mondo di ginnastica in scena ad Atene. La campionessa del mondo di ritmica che vive nelle Marche non ha intenzione di cedere la propria corona e lo ha dimostrato già in questo primo appuntamento della nuova Coppa del Mondo. Passiamo invece al calcio, Recanatese Corsara in trasferta al Neri di Rimini. Carpani trascina i giallorossi al successo con una doppietta decisiva. La sesta vittoria in trasferta di mister Pagliari aumenta a 6 i punti di distanza dallo spauracchio dei play-out, ormai solo 5 giornate dal termine della regular season. Per quanto riguarda il calcio, andiamo invece a vedere com'è andata per il Tolentino, che ha fermato il risultato sullo 0-0. Ascoltiamo anche le interviste ai protagonisti. Se guardiamo la classifica, il pareggio non serviva a nessuno delle due, però ancora ci sono altre partite, lotteremo per tutte queste altre partite, ci sono dei punti in palio. Era una partita che lo sapevamo, che era una partita sia per noi che per loro difficile, perché effettivamente quanto conta i tre punti contavano tantissimo oggi, però dai, sia loro un po' meglio il primo tempo, secondo me il secondo tempo noi dobbiamo sfruttare un po' meglio le ripartenze, perché effettivamente ci abbiamo avuto diverse palle per colpirli, però purtroppo questa partita ogni pallone pesava molto. Io in queste situazioni ai ragazzi devo fare i complimenti perché non è facile. Io giocando a calcio fino a ieri, praticamente quando ti trovi in quella posizione di classifica ogni pallone pesa come 30 kg il pallone, allora ogni scelta, ogni cosa che fai pesa sia a favore che contro, però i ragazzi sono stati bravissimi. Molto timorosi, molto confusionari, sbagliavamo tanto, ma questo è frutto del peso della partita. A tratti qualche cosa si è visto, abbiamo fatto discretamente, abbiamo sbagliato qualche volta l'ultima scelta, qualche decisione un po' affrettata, però devo essere sincero, la partita non mi è piaciuta affatto. C'è stata paura, la paura non deve esistere in una partita di calcio. Ci deve essere tranquillità, serenità e mettere in pratica ciò che proviamo in settimana. Noto che in settimana la squadra fa delle cose, poi dopo la domenica no. E quindi questo è un problema grande e dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa. Ancora calcio al Carotti di Jesi, la Maceratese sfodera una prestazione dominante e conquista 3 punti d'oro che alimentano le speranze per l'impresa salvezza. La gara si decide nella prima frazione con i biancorossi che fissano il risultato finale sullo 0-3. E lasciamo il calcio per parlare di volley, pesante sconfitta per la Lube. Vediamo. Risultato, se uno legge il risultato 3-0, però in realtà siamo mancati nei finali con qualche errore di troppo, sia in battuta che in attacco. E chiaramente poi, insomma, il risultato è rotondo, però bisogna sicuramente... Saranno partite tutte molto tirate così, l'abbiamo detto prima, sappiamo che loro è una squadra fisica, dobbiamo fare meglio alcune cose. Una è quella della gestione del servizio nella parte... soprattutto nella parte finale del set, l'altra è loro hanno giocatori fisici, giocatori che attaccano anche con palle molto, molto staccate da rete perché hanno fisico, hanno potenza e lì bisogna essere più precisi a fargli pagare in contanti quando si riesce a creargli quella situazione lì e soprattutto nel finale del secondo set ci sono state 2 o 3 occasioni che dovevamo capitalizzare meglio e quindi detto questo da qui ripartiamo, ci sono queste cose da sistemare se vogliamo battere Verona e superare la serie. Sapevamo che un pallone forse può fare la differenza e oggi purtroppo non siamo riusciti a farli, ma comunque abbiamo giocato bene, possiamo giocare meglio sicuramente, ma è stata una partita combattuta, abbiamo avuto le nostre chance e niente, adesso pensiamo a mercoledì che è ancora aperta e lunga, però sicuramente dobbiamo giocare meglio e dobbiamo avere un po' più di fiducia e fare le cose come le abbiamo sempre fatte.
sicuramente i punti che abbiamo bisogno ci arriveranno. Alla fine giochiamo contro squadre forti, noi dobbiamo essere consapevoli di essere forti anche su tanti fondamentali, a volte non riusciamo a dimostrare in campo, ecco, ma fino adesso penso che dobbiamo avere fiducia, possiamo andare a vincere a Verona e possiamo andare a fare tante belle cose. Ancora a volley, vittoria meritata e sofferta della Medstore Tunit Macerata al termine di una battaglia lunga 5-7 contro la Vigilar Fano, dove è successo di tutto a conferma del grande equilibrio tra le prime del girone bianco. E dal volley andiamo al basket, perché non riesce il Tristal Rutten San Severino del presidente Francesco Ortensi, che dopo due vittorie nella regular season a spese del basket fermo si arrende sul parquet dei Canarini per 71-66. A due giornate dalla fine della fase orologio i settempedani restano quarti e hanno 4 punti di vantaggio rispetto proprio alla squadra di Fermo. Nel prossimo turno sfida d'alta quota con la capolista Macerata. E con il basket si chiudono anche le nostre sport news. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.